Ce l'abbiamo fatta, Brian. Sei certo di non voler venire con me? No, Gina. Ho lavorato duro per arrivare fin qui e non posso semplicemente lasciar perdere tutto quanto. Come preferisci. Però mi mancherai. Anche tu mi mancherai. Ma è meglio così. Questo è il mio posto. Credimi. Potresti sempre prenderti un anno di pausa e poi... Non funzionerebbe. Ti auguro di essere felice, Gina. A presto. Sarei più felice se tu fossi al mio fianco. Addio. Perché mi sento un tale idiota? Ehi, che cosa hai dimenticato adesso? Beh, qualcosa mi dice che muori dalla voglia di venire con me. Ho ragione? Forse. Ma cosa mi dici di te? Cosa penso io? Tu muori dalla voglia che io venga con te. Ma certo, tesoro. Ma che domande. Lo sai benissimo, sciocco. Beh, adesso che mi ci fai pensare, Berkeley è qui da almeno 100 anni. Per cui... Immagino che possa aspettare un altro anno.
sei sorpreso, vero? Sì, lo so che cosa stai pensando. Brian è il tipo di persona che preferirebbe studiare a Berkeley invece di andare a divertirsi da qualche parte con una ragazza da sballo. Certo, ammetto di essere stato sul punto di farlo. All'ultimo istante, però, ho sentito una vocina che ripeteva le parole sentite tanto tempo prima in un film. In questo film, il protagonista arriva alla conclusione che ci sono momenti nella vita in cui bisogna sapere quando dire... al diavolo. Ehi, tesoro, puoi spalmarmi un po' di abbronzante sulla schiena? Certo, amore, arrivo subito. Beh, amico mio, adesso devo proprio salutarti. Come puoi vedere, il dovere mi chiama. Spero di non averti annoiato a morte con il racconto della mia piccola avventura. Mi auguro di rivederti presto. Brian, vieni. Eccomi. Allora, amico, come ho già detto, a presto.